Buongiorno a tutti e grazie per essere qua, a tutti voi. Questo è un sogno che si realizza, come abbiamo detto in questi giorni, collegare il nostro City Airport, Linate, con il cuore della città, proprio il centro, è qualcosa che ora appare scontato, ma insomma abbiamo passato anni in cui non era così scontato nemmeno a un certo punto la permanenza di Linate. In meno di un quarto d'ora, come abbiamo detto molte volte, si arriva da Linate a qui e viceversa. Le metropolitane sono un gran bene per la città. È chiaro che hanno due difficoltà nella costruzione: i tempi lunghi e sono molto costose, ma una volta che ce le hai trasformi la città. E almeno su questa è una cosa che mette d'accordo tutti i milanesi. I milanesi investono sulle metropolitane. Pensate che sulla prima linea nel 64 la prima linea è stata fatta grazie anche a un prestito della cittadinanza. In questo caso hanno investito in pazienza, in serietà, perché ripeto, sono stati lavori lunghi, funestati da una serie di cose che sono accadute, dal Covid all'aumento dei costi, al ritrovamento di reperti archeologici, ma questo ci deve comunque convincere ad andare avanti. Dicevamo, senza ideologie, ma il cambiare i sistemi di mobilità in città è fondamentale. Linate proprio settimana scorsa è stato nominato primo miglior aeroporto europeo nella taglia sotto i 10 milioni di passeggeri, e Fiumicino è il primo aeroporto europeo nella taglia superiore, e questa è una bellissima cosa per il nostro paese. Ma giusto ieri invece è uscita questa nuova classifica che si chiama Clean City, le città pulite europee, e in sostanza mette in evidenza la mobilità sostenibile, che non è solo biciclette, è anche trasporto pubblico. Milano è la prima città italiana, la settima d'Europa, e anche questo è un segno del lavoro enorme che si sta facendo. La linea che oggi inauguriamo è una linea ultramoderna, totalmente automatizzata, con le tecnologie più innovative, molto sicura. Ovviamente ci sono le banchine isolate dai binari. Ecco, dicevamo, i tempi purtroppo sulle metropolitane sono molto lunghe, e però questo richiama un po' anche al ruolo della politica e a come noi politici dobbiamo intendere il nostro mestiere, nel senso che è chiaro che il sindaco che lancia una nuova metropolitana poi la inaugurano probabilmente due sindaci dopo, ma così è. Tra l'altro notavo che da quando sono partiti i lavori della M4 sei il sesto ministro delle infrastrutture, per cui... Ma lo dico perché veramente il nostro dovere è quello di pensare nel lungo termine, di sapere che così funzionano le cose. Ma se mai parti, mai arrivi. E non solo. Il mondo dei lavori pubblici, a differenza del mondo dei lavori privati, nel mondo dei lavori pubblici è importante partire, perché una volta che parti poi non ti puoi fermare, hai un obbligo di andare avanti. Quindi questo è il motivo per cui noi oggi siamo qui a festeggiare, per piacere a festeggiare, ma già stiamo pensando a cosa fare per andare avanti in questo processo, e quindi di cambiamento della mobilità, e quindi Baggio, e quindi Monza, e quindi l'M6. Ecco, questo si può fare solo una condizione, che ci sia quella armonia istituzionale nelle differenze, ma che su questo tema consideri il bene della città e la necessità di lavorare insieme. Volevo ringraziare ovviamente tutti i tanti che hanno lavorato in questi
lunghi anni. Quando sono arrivato sindaco eravamo al 10% dei lavori, oggi di fatto siamo al 90%, anche se mancano ancora un anno di lavoro per completare il tutto. Dobbiamo assolutamente iniziare dalle imprese e dai lavoratori, qui vedo dei loro rappresentanti, credo che sia giusto e sentito da tutti noi un ricordo di Raffaele Ielpo, che purtroppo ha perso la vita, lo sapete, a gennaio del 2020. I partner istituzionali, i finanziari, molto anche è dovuto ai nostri dipendenti, ai dipendenti dei comuni, delle nostre partecipate, e anche all'associazione dei cittadini che hanno detto la loro, ci hanno tirato per la giacca, ma alla fine ci hanno accompagnato in questo percorso. Il lavoro dell'M4 non è finito, come abbiamo già detto all'apertura della prima tratta fino ad Ateo, entro l'anno prossimo apriremo tutto il resto della linea, che vuol dire alla fine 15 chilometri e 21 fermate. E questo è l'ultima cosa ed è un dato su cui vorrei che tutti noi riflettessimo: il sistema delle metropolitane milanesi, che ripeto, non è compiuto, probabilmente sarà compiuto con, io credo, l'ultima metropolitana necessaria, la M6, ma nel momento in cui apriremo fino a San Cristoforo, secondo le nostre valutazioni, porterà a 86 milioni di transiti all'anno, 86 milioni. Ecco, per una città come Milano è un numero incredibile, ma è quello che serve se vogliamo mantenere questa città nel novero delle grandi città internazionali, moderne, che guardano avanti. Ed è, credo, questo nella volontà e nell'attenzione di tutti noi. Grazie ancora a tutti i milanesi e le milanesi per averci accompagnato, e la nostra promessa è che andremo avanti nel cambiare in meglio il sistema del trasporto pubblico milanese. Grazie.